Il presidente di Confindustria Salerno, Andrea Prete, scrive all'ambasciatrice dell'India in Italia per porre alla sua attenzione la questione della Treofan di Battipaglia affinché possa intervenire presso i vertici della Jindal. Emergono chiaramente forti tensioni e mobilitazioni sul territorio, si legge nella lettera, che temiamo possano influire negativamente sulle buone relazioni economiche tra Italia e India. Ritengo opportuno, pertanto, richiamare la sua particolare attenzione sulla vicenda, auspicando inoltre, laddove possibile, un suo autorevole intervento con i vertici del gruppo Jindal. Ma certamente è stata motivata dal voler in qualche maniera segnalare a chi rappresenta lo Stato indiano nel nostro paese di questo momento di difficoltà che stiamo vivendo nell'ambito delle relazioni. Al tavolo, al MISE, l'azienda indiana non ha detto chiaramente quali sono i suoi progetti futuri sull'insediamento di Battipaglia, che a noi sta molto a cuore, e quindi credo che sia opportuno che se si vogliono mantenere buone relazioni economiche tra paesi ci debba essere un minimo di rispetto nell'ambito del paese che appunto in questo caso ospita le aziende indiane, cioè l'Italia. Bisogna avere un po' di rispetto e di interlocuzione chiara su qual è il progetto industriale che si vuole avere, perché aver acquisito un gruppo concorrente come ha fatto la Jindal e poi non dire esattamente quello che è il progetto di queste aziende, secondo me non è funzionale. Mi sembrava doveroso che questo, oltre diciamo, quelle che sono le relazioni di tipo economico tra imprese, assumesse e arrivasse soprattutto sul tavolo, anche politico se vogliamo, delle relazioni tra paesi. Più in generale, che idea si è fatto di questa vicenda lei? Ma guardi, la vicenda in generale che è molto, la lettura è complessa perché non nessuno dice esattamente le cose come stanno, ma sono anche facilmente leggibili dall'altra parte, perché è chiaro che un gruppo compra un gruppo concorrente, tende ad ottimizzare le risorse e ovviamente a scapito di eventualmente di, nell'ottimizzazione di chiusura di stabilimenti, di fare in 100 quello che si poteva fare, si faceva in 130, tutto legittimo, per carità, io sono imprenditore, quindi queste cose non mi scandalizzano, però è chiaro che queste cose vanno in qualche maniera condivise, pianificate, devono avere alla base, come dire, un progetto sostenibile, e tener conto ovviamente di quelle che sono le risorse umane sui territori. Tra l'altro abbiamo avuto la sensazione che anche il programma di sviluppo che in Regione Campania era sul tavolo dell'assessore, so che l'assessore della Regione l'ha detto nella sede del MISE, era un tavolo che prevedeva una serie di investimenti di una filiera in cui Treofan era inserita, con investimenti pubblici anche importanti sui quali si poteva fare leva. E questa cosa pare che abbia in qualche maniera sorpreso gli interlocutori, nel senso che non erano perfettamente a conoscenza. Il problema è molto semplice, dobbiamo sensibilizzare tutti i potenziali interlocutori, e quindi per la lettera scritta all'ambasciatore, Sua Eccellenza l'ambasciatore, è perché sappiamo che l'India ha interesse ad avere relazioni con il nostro paese sia di esportazione che di importazione, e quindi dobbiamo anche avere rapporti sereni tra con le aziende che vogliono investire in Italia. Sereni vuol dire chiari, tutto qua. Quello che è mancato in questa vicenda fino a oggi, da un mese e mezzo, è la chiarezza, nel senso che non è stato detto che cosa si vuole fare del sito industriale di Treofan a Battipaglia. Al momento non si sa nulla, non mi sembra un atteggiamento corretto fino in fondo.